Questa mattina alla chiesa di Sant'Antonio di Posillipo sono stati celebrati funerali per l'ex presidente del Napoli della Juve Stabia, Roberto Fiore, figura storica del calcio campano, numero 1 azzurro dal 64 al 67 e alla guida della società di Castellammare dal 90 al 97, Fiore si è spento lunedì all'età di 93 anni. All'ultimo saluto erano presenti le figure storiche del calcio Napoli, da Giuliano a Vinicio passando per Abbondanza, Canè, Montefusco e Improta, e la rosa al gran completo della Juve Stabia, guidata da Gaetano Fontana. Roberto amava Napoli e avrebbe voluto dare molto di più anche al calcio, è il commento del giornalista Luigi Nicco. Come si fa a ricordare un uomo così incisivo nella storia del pallone a Napoli, la città del pallone? Come si fa? Era molto generoso, mi mandò un libro con una dedica che non vi posso ripetere solo per modestia, ma io capisco che quella dedica era eccessiva. Perché lui amava Napoli come ognuno di noi ama questa città. E lui per questa città e anche per il pallone avrebbe voluto fare di più. Ma gliel'hanno fatto fare. Anche lui aveva i suoi nemici. Non gliel'hanno fatto fare. Ma lui è andato al di là di ogni segno. È riuscito a sorridere di tutti e a fare pace con tutti.